Presso il Maxi Store Deco in zona Mattine è stata inaugurata la braceria pizzeria Zucchero e Cannella. Alla presenza del titolare Carmelo Infante, al sindaco di Agropoli Adamo Coppola, al direttore della BCC di Aquara Antonio Marino. Per il momento il servizio funziona solo da asporto, dalle ore 12.30 alle 15 e dalle ore 19.30 alle 21.30, ma appena le disposizioni DPCM lo permetteranno, Zucchero e Cannella aprirà la sua sala accogliente al pubblico. Siamo con Carmelo Infante, novità per quanto riguarda Maxi Store Deco. Attiva da oggi anche la braceria pizzeria. Oggi abbiamo affiancato al nostro Maxi Store Deco anche questa braceria pizzeria. È vero che in questo momento di Covid non riusciamo ad aprire al pubblico, ma comunque già da domani possono venire a prendere le pizze da asporto. Nonostante, come hai detto tu, la pandemia, tu con la tua impresa, insomma, e con l'investimento dai un segno positivo nell'ambito economico. Noi cerchiamo di non fermarci, perché già è un momento storico particolare e cerchiamo di guardare avanti, sicuramente di fare delle scelte sempre ponderate. Cerchiamo di salvare dei posti di lavoro, perché comunque noi oggi contiamo 180 collaboratori. Il nostro ruolo ci impone di non fermarci e di salvaguardare queste 180 famiglie. Carmelo Infante non è nuovo, diciamo, a queste inaugurazioni, con grande forza di volontà, slancio, prima con MD, poi con il Deco, ha voluto investire nella nostra città e questo ho avuto già modo di ringraziarlo per la grande determinazione, il grande impegno in un momento così difficile, perché poi c'è da segnalare che il momento non è dei migliori. Nonostante questo ha voluto lasciarci in città due punti vendita molto importanti. Questa apertura in qualche modo rappresenta un ulteriore impegno da parte sua, ma anche un segno particolare, perché questa attività di ristorazione collegata, come dire, all'attività di vendita in qualche modo ci dà un segno di città. Di questi tempi in cui purtroppo, insomma, si arretra, qualcuno che avanza va comunque applaudito, insomma, questo è tutto. Quindi siamo qua, ho conosciuto personalmente Carmelo, di cui già conoscevo le gesta imprenditoriali ma anche sportive, perché poi Carmelo è sponsor principale della Virtus Cilento, quindi è un attore del Cilento, perché oggi secondo me la cosa più importante, il marchio più importante che possiamo spendere è il marchio Cilento. Se tutti ci affezioniamo a questo brand, staremo tutti meglio, faremo tutte delle cose migliori, perché ognuno deve identificarsi non nel suo piccolo ma in qualcosa di più grande, che il Cilento per noi oggi è qualcosa che ci invidiano tutti.